un ordine che ho fatto su Neos e voglio farvi vedere che cosa ho acquistato e quante coccole ci sono dentro. Premetto, io da Neos non acquisto solo profumi, ma acquisto anche prodotti corpo, viso, ha scontati tanti marchi come Estée Lauder, La Mer, Sisley, prodotti che a me piacciono tantissimo. Vi ho portato anche a vedere due cosette, anche perché nella mia città le profumerie non hanno un tubo e comunque non fanno provare tante cose come fa Neos. Quindi vedrete magari anche tanti campioncini, però acquisto parecchio da Neos, io questo lo voglio dire perché ci tengo. Allora, mi aveva fatto provare Neos questo struccante occhi di Sisley, che è il gelé démaquillant di Sisley, che infatti si trova scontato sul sito. Io me ne sono innamorata, è un gel molto morbido, molto efficace, va massaggiato sugli occhi asciutti e inizia già a sciogliere così bene il trucco, anche waterproof. Poi bagnate due dischetti di cotone, continuate, entra negli occhi e non brucia, è bellissimo tanto che l'ho acquistato, eccolo qua, mi piace tantissimo soprattutto perché non sto a massaggiare troppo gli occhi, ne basta poco prodotto e mi strucca benissimo senza darmi fastidio. Ora c'è la luce, ma poi sotto vi metterò il nome del prodotto. In precedenza, cosa vi voglio far conoscere di valido, che trovate sempre scontato, è questo cleansing foam mousse démaquillant di La Mer. Eccola qua, mi avevano mandato un campione anche di questa, me ne sono innamorata del profumo, della consistenza, di come lascia la pelle. Gli ingredienti di La Mer sono ottimi. Ora, non ci dicono nei particolari, nello specifico, l'ingrediente chiave di La Mer viene definito come Miracle Brut, il brodo miracoloso, ok? Creato da uno scienziato a seguito di un ustione che aveva avuto. Beh, io vi posso dire che La Mer la uso da tempo, ovviamente cambio ogni tanto perché La Mer è un marchio costoso che troviamo scontato in tanti posti, ma io se lo trovo da Neos lo prendo lì. È una crema che sulla mia pelle fa un effetto miracoloso. Ma tutti i prodotti La Mer io non posso lamentarmi. L'unica cosa che non mi è piaciuta è la mist, ma non è una cosa che è indispensabile secondo me. Questa è una schiuma bellissima che toglie anche il trucco come secondo step e anche come primo, è morbidissima, ha un profumo eccezionale. L'altra cosa che vi voglio far vedere è l'esfoliante a base oleosa di La Mer, eccolo qua, che è meraviglioso, meraviglioso perché sono granuli molto fini, con un olio molto idratante. Quando poi voi sciacquate il viso non siete irritate perché l'olio è andato all'interno e ha idratato la vostra pelle. Lo trovo fantastico. Per quanto riguarda Sisley, il tonico e i fiori, qui abbiamo fiori, estratti di fiori, ma realmente, perché sono case che lavorano davvero seriamente queste, e è un tonico senza alcol. Io lo do sempre la sera perché comunque uso il retinolo e non voglio irritare la pelle e mi piace tantissimo. Poi vediamo cos'altro ho acquistato a questo giro. A questo giro ho acquistato un profumo in versione del 10 ml perché non mi sentivo di prenderlo intero ed è il Cookie Crunch di Coquillette Paris, che si dice che sappia di biscotto. Perfetto, proveremo questo profumo, poi vi saprò dire. Poi ho preso una matita occhi che ho già provato e mi piace tantissimo e ve la consiglio perché è davvero waterproof, non brucia all'interno dell'occhio. Io soffro di congiuntivite e faccio
da test per tante persone, questa è la Australian Gold Resistant Guilty Eye Pencil Waterproof. Vi faccio vedere com'è, ve lo scrivo poi sotto. È un'automatica di quelle che quando finiscono restate così perché dite: oh, è finita. Quindi bisogna averne per forza una di scorta. Mi piace tantissimo. Ho preso un altro profumo che poi lo conoscete già, lo avevo in passato, è di Blanquet de Rose. L'altro giorno, mettendo in ordine un po' in casa, mi è venuto in mano Active di Soprani. Sapete che io non butto, non elimino i profumi finiti, i vecchi profumi, io li ho tutti custoditi. Un po' in cantina, un po' in un cassettone sotto il letto. Allora, quello che dissi tempo addietro di Blanquet de Rose è sempre quello. A me questo profumo ricorda Active di Soprani. È spettacolare, cioè io lo trovo veramente identico mi è venuto in mano quel boccetto che non fanno più da tantissimi anni e quindi ho detto lui, 30 ml, prezzo che ci si può stare perché Blanquet, Blanchet, non so adesso come si dice, fa anche 30 ml come coquillette che grazie a Dio fa i formati da 10 ml a prezzi più abbordabili e per chi soprattutto ha tanti profumi. Insomma, non lo finisci proprio se non lo usi tutti i giorni che lo fai fuori a breve, ti dura un po'. Regalo all'interno questo mascara di Sisley perché sono troppo gentili, perché è un formato intero di mascara. E Deep Black. Non ho parole, come sono contenta. Il libricino che mi leggo sempre perché è interessantissimo, perché leggete un po' tutte le novità, un po' tutte le descrizioni dei prodotti, questo lo trovate sempre. Poi, campioni. La maschera contorno occhi di Sisley, quella verde. Una maschera alla rosa nera Black Rose Cream di Sisley, l'esfoliante corpo di Sisley Cappero, questo è buonissimo, l'avevo provato in passato, avevo fatto la follia tanti tanti anni fa, è buonissimo, ma buonissimo. Poi c'è Molton Brown, un bagno schiuma tabacco Absolute Shower Gel. Un tabacco dolce, direi. E poi ho una serie di campioni di una marca che non conosco, che è la MC2 Cosmetics Milano. Ho un crema corpo levigante, crema corpo idratante rassodante e un shower gel all'acido mandelico. Questa è la marca. E poi ho due prodottini per il viso di serie attivi, uno ossigenante anti-pollution e l'altro la vitamina C e sono orba. Poi ho un profumo di Frank Beauclair, un campioncino cocaine. E poi, su mia richiesta, ho richiesto di sentire l'ultimo profumo di Coquillette Joal che sa di cioccolato, ma vi sto preparando un video su profumi al cioccolato e l'ho sentito, è spettacolare. Avevo bisogno di riprovare Ola Una di Coquillette perché ce l'avevo, l'ho fatto fuori, non me lo ricordavo più, mi ricordavo che mi piaceva e l'ho richiesto.
e ho richiesto, che non lo avevo mai sentito, Sensai de Silk Malo de Parfum. Lo devo ancora sentire. Poi, vabbè, mi sono trovata Coquillette sul Mona, che ce l'ho proprio, ce l'ho grosso. Francesca Bianchi, Liberty Neroli. E un campione di Jasmina di Cajal. Vi dico che ho provato questo perché me l'ha sempre mandato Neos da provare. Questo qui è il gel dolce Gel Douce Nettoyant alle resine tropicali. Questo qui è un detergente delicato, ma alle resine tropicali, deterge così a fondo la pelle. Io l'ho usato, l'ho provato, ma non tutti i giorni, perché comunque ha degli attivi all'interno di resine proprio che vanno a pulire in profondità, tolgono le impurità. È bellissimo, ve lo inclino così lo vedete. Se lo avete, fatemelo sapere. Questo è un prodotto che presto acquisterò. Io spero che il video vi sia piaciuto. E vi mando un grosso bacio e grazie, grazie ancora a tutti gli iscritti, ai pollici in su che mi trovo, a tutti i commenti. Commentate che mi fa piacere. Se avete richieste, fatele tranquillamente. E spolliciate, spolliciate. Ciao, una buona vita a tutti!